Buongiorno a tutti, a nome della Poschiavo Calcio e benvenuti a questa breve intervista. In un periodo difficile, dove sicuramente ci sono problemi più importanti del calcio, la nostra intenzione è quella di informare brevemente la popolazione sulla nostra situazione, ma anche e soprattutto di lanciare un messaggio di positività alla gente, confidando nel lavoro di squadra, nella speranza che uniti, ma mantenendo le distanze, si possa tornare presto alla normalità. Michele Pedroli, direttore sportivo della VPC, innanzitutto benvenuto. Come prima cosa ti chiedo come ha reagito la società all'arrivo di questa pandemia e quali misure sono state adottate. Ciao Moreno, buonasera a tutti. La società ha dovuto prendere atto, diciamo, di questa pandemia, come tutti, di questa problematica che purtroppo ci ha costretto a fermare la nostra attività. Niente, abbiamo reagito in maniera positiva, nel senso che comunque sia, stiamo già guardando avanti. Non vediamo l'ora di poter ricominciare e per quanto riguarda l'organizzazione degli allenamenti, adesso non c'è altra alternativa che, diciamo, spronare i ragazzi ad allenarsi individualmente, a mantenersi in forma e soprattutto a mantenere calda la voglia di ricominciare appena sarà possibile. Perfetto, come detto bene, l'Associazione Svizzera di Calcio ha deciso di annullare il campionato, quindi in questo senso la stagione agonistica è finita. Sono previste però delle attività adesso nel futuro all'interno della società o si aspetterà l'inizio della prossima stagione? È un po' da valutare, diciamo, l'evoluzione di queste misure che sono state prese e di queste possibilità che ci danno di poterci allenare non tutti assieme. Io premetto che il calcio, dal mio punto di vista, è uno sport che va vissuto collettivamente e quindi col gruppo al completo. Spero che se i contagi continueranno a calare, la situazione migliorerà, di poterci verso giugno magari allenare tutti assieme e ricominciare in una specie di normalità. Se così non fosse possibile, valuteremo soluzioni alternative, anche se dal mio punto di vista, ripeto, mi auguro che nel giro di un mesetto e mezzo, ecco, potremo tornare ad allenarci di gruppo, diciamo. Ce lo auguriamo tutti, ovviamente. Un'ultima domanda per concludere. Quale messaggio vuoi lanciare, a tutta la popolazione che è confrontata con questa difficile situazione? Ma sai, messaggi difficili da dare, nel senso che ognuno la vive un po' a suo modo. Quello che posso dire io è che la mia speranza e anche il mio sentore è che sia comunque una cosa che sta perdendo forza e che sta scemando. Adesso che andiamo verso la bella stagione, sicuramente il virus perderà forza. Poi io non sono né un virologo né un dottore, però mi piace, ecco, pensare positivo e niente, cercare di non farsi prendere dal panico, di non preoccuparci troppo e non vedere l'ora di, per quanto riguarda la nostra realtà, di tornare sul campo a vivere la nostra passione che ci è stata tolta, ci verrà tolta ancora per un po' di tempo e quindi la voglia sarà ancora di più di quella che c'era prima, di sicuro. Ottimo, grazie mille Michele, ti auguro ancora una buona giornata e grazie per il contributo. Salutiamo quindi Luca Cristiano, capitano della prima squadra giallonera. Luca, come state vivendo questa situazione? Voi, che siete abituati a masticare calcio, come tenete il contatto all'interno della squadra? Vi allenate da casa o, come fate per mantenervi in forma? Ciao a tutti, ciao Moreno. Ma io personalmente sto vivendo il momento bene. Inizio aprile è nato mio figlio, quindi ho potuto dedicare tutto il tempo possibile a lui. Con gli altri ci teniamo in contatto tramite un gruppo in WhatsApp, dove in uno
condivide le proprie attività, i propri allenamenti, e ognuno poi è libero di fare allenarsi come e quando vuole. E niente, tutto qui. Ok, ottimo. Diciamo, oltre all'aspetto puramente sportivo del calcio, quali sono le altre cose che ti mancano di più dell'attività calcistica con i tuoi compagni della VPC? Prima cosa, proprio giocare a calcio, poi il non potersi incontrare e vedere, praticare la nostra passione, il gioco più bello del mondo. In più manca la competizione con i compagni e con gli avversari, perché in settimana bisogna guadagnarsi il posto per la partita, e l'adrenalina della partita, quella manca. Lottare contro gli avversari e raggiungere l'obiettivo assieme, quello manca. Capisco, sfogarsi un po', insomma, dopo una settimana di lavoro fa sempre bene. Esatto, sì. Allora, come capitano, il tuo compito è quello di motivare i compagni. Un messaggio per concludere in questo senso anche ai tifosi gialloneri e a tutti i simpatizzanti che anche loro in questo momento difficile necessitano di motivazione. La prima cosa è restare tranquilli e pensare positivo, ascoltare le autorità, seguire quello che ci dicono e ci raccomandano. In ogni caso, cercando di andare avanti con serenità, sperando di tornare presto alla normalità. Perfetto, grazie mille Luca per la collaborazione, per il tuo tempo. Io ti auguro ancora una buona giornata, grazie mille. Grazie a te e grazie a tutti, ciao. Salutiamo infine il nostro ultimo ospite, Sergio Almeida, capitano della seconda squadra giallonera, che ricordiamo quest'anno sul campo aveva disputato una splendida stagione da imbattuti, trovandosi poi in piena corsa per la promozione. Purtroppo adesso il campionato è stato annullato. Allora Sergio, chiedo anche a te, come state vivendo questa situazione? Il gruppo è rimasto in contatto? Si sta allenando singolarmente? Allora, ciao Moreno. Sì, il gruppo è rimasto in contatto, ci sentiamo tramite il gruppo di WhatsApp ogni tanto. Oggi abbiamo parlato tramite il gruppo, appunto, perché è venuta fuori la notizia che il campionato purtroppo è stato annullato e ci fa un enorme dispiacere questo. Poi sì, so che diversi membri della squadra si allenano singolarmente a casa. Io per esempio ho iniziato anche a praticare un altro sport per tenermi in forma, oppure faccio qualche corsetto o qualche giro nel bosco, camminate. Ottimo, oltre allo sport, diciamo, oltre al gioco del calcio in se stesso, cosa ti manca di più dell'attività calcistica con i tuoi compagni? Beh, soprattutto mi manca vederli, mi manca arrivare al venerdì sera e allenarmi con loro, mi manca il sabato quando ci preparavamo per le partite e c'era quella tensione nell'aria, quell'agitazione prima delle partite, quel nervosismo, e mi manca lottare con loro in campo e festeggiare dopo una vittoria e insomma mi manca tutto, anche litigare con loro mi manca. Ottimo, come detto il rammarico per una grande stagione d'andata e un campionato che adesso è stato annullato naturalmente è grande, ci sono però oltre al calcio problematiche ben più importanti al momento. Da capitano e trascinatore, quale messaggio vuoi lanciare alla popolazione che ora come ora deve rimanere assolutamente unita, in senso metaforico ovviamente, mantenendo le adeguate distanze? Beh sì, la situazione è difficile, ma dobbiamo continuare a mantenerci a distanza, a rispettare le regole per fare in modo che questo virus se ne possa andare il prima possibile, possiamo tornare il prima possibile alla nostra vita normale. E come detto, sì, c'è un grande rammarico, soprattutto quest'anno che ci troviamo in testa al campionato
E il nostro obiettivo era quello di vincerlo e sono sicuro che quest'anno l'avremmo vinto. Beh, io sono altrettanto sicuro che l'anno prossimo avrete nuovamente la possibilità di riprovarci. Grazie Sergio, ringraziamo i membri della VPC per la disponibilità e rafforziamo il messaggio. Non mollate, seguite le direttive della Confederazione, ce la faremo e torneremo presto alla normalità. Grazie a tutti per l'attenzione e l'augurio di una buona giornata.